ha una valenza incredibile dal punto di vista della radice in cui si è creata, e ho trovato dei valori molto forti. E, dicendo pure un po' sulla persona di Tiano Patacini, io ho avuto l'onore, il piacere di conoscerlo, di parlare molto con lui e anche col figlio, purtroppo è venuto a mancare, Tiano Patacini, che è stato un grande musicista. E devo dire che questa musica, come me l'ha detto lui, ma anche io lo sono inciso in America nel 62 sul suo pezzo con gli accompagnamenti, ma la suonerò da solo perché voglio mettere in evidenza quello che è proprio nella struttura e del pensiero del compositore, cioè Battagliera, un pezzo popolare da ballo che è conosciutissimo, e però lui era molto, molto affezionato, molto attaccato, era spigoloso, era uno che il clarinetto e il quartino lo suonava in un modo eccezionale, aveva una tecnica, aveva studiato a Palo, mi risulta, prima di andare con i cantoni, ma voglio dire che nella dinamica, cioè nell'espressività del pezzo, come diceva Bach, ecco, parliamo un grande della storia, che non c'era scritto qua ai tempi del 700 piano e forte, cioè dire PF, era scritto nella struttura, cioè nel momento in cui, nella struttura classica della corda che poi ho fatto anche, nel momento in cui nel valzer di Tiano Patacini c'è il maggiore, che è maggiore, minore, minore, cioè vuol dire che c'è un'espressione che va articolata secondo da come è stato pensato dall'autore e come ha lo sviluppo strutturale, evidentemente sia in senso orizzontale che verticale. Quindi in questo caso Patacini era proprio questo. Ecco, per chi non lo conosce, come musicista, che è un po' più difficile, però voi sentirete quando io lo suono che do delle tensioni sulla si chiama la dominante, no? La tonica della pianterina, dare questa sensazione come una pennellata, come un violinista, insomma, con l'arcata, eccetera. E questo mi sembra che possa arrivare alla gente. Ecco, dico solo queste parole molto semplici, perché dopo andiamo troppo più difficile. Comunque lo suono con questo criterio, e questa è la scuola della musica popolare emiliana, che io ritengo abbia un grosso valore. Grazie. Thank you.
Basa su un assoluto rigore di ricerca delle fonti. Fate conto che si apra davanti a voi questo scenario di geografico, ecco, della bassa pianura reggiana, in particolare quelle zone, i luoghi più citati e i luoghi più raccontati, i luoghi più analizzati sono quelli intorno tra Barco, Bibbiano, Cavriago, San Paul, Sant'Ilario, Montecchio, questa zona di fatto. E quindi geograficamente è questo. Storicamente vuol dire un'analisi di tutto quello che è musica, tutto quello che è musica popolare, proprio dall'inizio del secolo scorso, insomma, i primi documenti sono del 1824, una cosa, insomma, fino alla Liberazione, quindi questo arco temporale così grande. E quello che colpisce in questo paesaggio geografico e in questo percorso storico è quello che l'autore chiama continuamente il paesaggio sonoro. Cioè, dentro tutto questo, il paesaggio sonoro è costituito da, ecco, da una serie di elementi, anche minimali, anche piccoli, anche apparentemente così, che a volte erano passati inosservati, secondo me, a molti anche che avevano studiato questi luoghi, questi momenti, queste trasformazioni, che costituiscono quello che lui chiama il paesaggio sonoro, con un filo conduttore particolare, che è quello di dimostrare, di rilevare, poi di dimostrare a se stessi, a noi, alle cose, insomma, che c'è un filo conduttore preciso che lega tutto questo, ed è il bisogno, ecco, proprio di far emergere quello che è stato il ruolo di quello che ha il ruolo ricoperto della musica e di tutti coloro che si sono occupati di questa musica in questi 150 anni, tutti sommati, perché va, vi dicevo, dal 1824 fino alla Liberazione, insomma, quindi vedete, sono circa questi gli anni. Con un intento preciso che fa parte della, diciamo così, proprio dell'ottica con cui l'autore conduce la ricerca, e cioè di dimostrare a se stesso e a noi, ripeto, che se c'è stato un linguaggio che è servito alle classi, a coloro che erano più emarginati, a coloro che di voce ne avevano meno, ecco, se c'è stato un linguaggio che è servito proprio per la propria emancipazione, per una sfida nei confronti di un mondo difficile, se c'è stato un linguaggio che è servito per riaffermare una qualche identità sociale, economica, individuale, in certi punti anche culturale, è stato proprio questo della musica. E questo sempre, sia che si tratti di quelle espressioni più semplici e marginali che erano quelli dei primi musicisti, musicisti tra virgolette, ecco, musicisti per caso verrebbe da dire, cioè quei musicisti che erano spesso, non so, dei girovaghi, erano delle persone stravaganti, erano delle persone ai margini della società, erano degli emigranti, erano dei girovaghi, delle persone che si trovavano lì casualmente in questo determinato ambiente sociale, quindi se che si trattasse di loro, in cui davvero questa della musica era l'unico modo per avere voce, per avere la possibilità poi anche di un piccolo guadagno di sfamarsi, ecco, quindi da allora fino ai casi più grandi e più eclatanti di oggi, abbiamo qui il maestro Gandolfi, cioè ai casi di oggi in cui i grandi nomi della musica di oggi, bene, come Paolo Gandolfi lo è, bene, questo grande nome anche lui è partito da qui, è partito dall'ascoltare un giorno gli archi di Santa Vittoria, è partito ad andare a bottega maestro da qualcuno, e da lì l'Europa, il mondo, è quello che sapete, insomma. Quindi questo, il filo conduttore è proprio questo, quindi è una visione, quella che lui ci presenta, di tipo, come dire, sociologico, antropologico, storico. Cioè, fate conto che in ogni momento, cioè, voglio essere proprio molto chiara, a partire dalla prima metà dell'Ottocento fino ad oggi, quante trasformazioni storiche, sociali, economiche, politiche ci sono state? Bene. In ognuno di queste fasi storiche, in ognuno di questi momenti, di questi percorsi,
Fate conto che il taglio con cui viene presentato il fenomeno musica popolare è sostanzialmente questo. I luoghi, le autorità politiche riconosciute nel momento, l'evento storico e l'ideologia dominante, la situazione socio-economica, la gente, i mestieri, le occupazioni, la vita sociale aggregata tanto in ambito rurale quanto nell'ambito urbano, le economie, quindi le leggi che eventualmente si incrociavano con i destini degli uomini, perché le leggi sempre si incrociano con i nostri destini, cioè in tutta questa rete. Ecco che in questo contesto, contestualizzato in questo modo, in questa rete di cose, ecco quindi la musica popolare e coloro che musica fanno. Quindi, con un'ottica 360 gradi, cioè quali musica, quali canti, chi la pratica, dove viene praticata, in quali luoghi, bellissimi sono i momenti, i luoghi in cui, ecco, cosa sono le feste da ballo, come sono cambiati i modi di fare musica, quali erano i rapporti tra la società e coloro che la praticavano, come sono stati accettati o rifiutati, e i nomi delle persone, a mano che la documentazione si fa più ricca, i nomi di coloro che l'hanno praticata, questi personaggi. Ecco, questa è l'ottica, con un contesto quindi che è assolutamente interessante, perché la musica, il momento, musica popolare, il canto popolare, la festa da ballo, lo strumento, la banda, la scuola cantorum, eccetera, poi vi dirò, insomma, gli farò delle domande, lo farò raccontare a lui, chiaramente. Ecco, allora, in ognuno di questi momenti si scopre, ecco, che cosa rappresenta la musica per questo, e soprattutto, perché nasce così lì e non altrove? Allora, perché nasce così? Lo spiega in modo da tecnico anche, certamente. Perché nasce lì? Lo spiega da sociologo, mi sembra di avervelo un po' detto, insomma, da sociologo e antropologo. E perché nasce lì e non altrove, o anche quali sono poi i legami con gli altri altrove spaziali in cui musica analoga è nata, o espressioni musicali analoghe sono nate. Ecco, quindi questo è l'ambito. Di conseguenza, ecco perché dicevo un libro così denso, e denso nella misura in cui risponde a tante domande, tante ne pone, e soprattutto rende ragione di alcune cose a cui non avevamo mai pensato. Perché ci si chiede, non sempre ci si chiede il perché di tutto, e a volte si prendono le cose, gli eventi, soprattutto quelli culturali, come se fossero una naturale, come dire, una naturale espressione, una naturale estrinsecazione di qualche cosa. Ebbene, lui ci spiega che nascono in quel contesto e con quelle caratteristiche, per cui quel contesto richiedeva quello, ecco. Quindi l'aspetto culturale e l'aspetto economico insieme, via via le figure, insomma, dei vari. Poi ci saranno qui alcuni momenti particolari di cui vi chiederò, che vi riportano a dei momenti di cui tutti abbiamo sentito raccontare. Vi faccio un esempio, così vi anticipo, così per farvi capire, insomma, che entreremo nel vivo delle cose. Che importanza hanno avuto nei nostri borghi rurali il fatto che la banda del paese, la banda del luogo, fosse contemporaneamente l'insieme di quei suonatori, di quegli strumentisti e di quelli che suonavano nella banda civica, e contemporaneamente quelli che la domenica, o nelle feste comandate, o per la fiera o per la sagra, dovevano andare ad animare la messa, a coronare, insomma, come si diceva, la messa, con degli episodi anche che vengono raccontati, per cui per esempio alla fine della messa, a un certo punto, in una località che poi vi dirò, la messa si doveva concludere con una canzone, con un pezzo religioso, invece si sono sbagliati, hanno messo su un bel valzer. Non si sono sbagliati. Sì, ma tutta cosa. Questo per farvi capire. E qui si può entrare anche proprio, credo, nei ricordi di ciascuno di noi, insomma. Io in questo libro ho riconosciuto un po' anche della storia del mio Appennino, anche se in misura minore, però insomma io sono di Felina, e a Felina ha un corpo bandistico, insomma, di grande, insomma, che ha una grande storia, devo dire. E mio padre suonava nella banda. Io mi ricordo, quando ero piccola, che insomma usciva un po' troppo spesso per queste prove della banda, e otteneva da mia madre
insomma, gli chiedeva come mai tutte queste prove, insomma, ecco, che otteneva da mia madre così questa specie di permesso plurimo, perché diceva, ma no, ma stasera è quella per la civica, ma domani sera è per la messa di domenica. Dal momento che la mia famiglia proviene da questo ambiente cattolico, eccetera, per questo era sufficiente, perché le prove potessero essere due, insomma. Ma io stessa, da ragazzina, ricordo dovevo chiedere costantemente due permessi per le festine. Quella della parrocchia, domenica pomeriggio, dove il clima di festa era di un certo tipo, e invece un permesso diverso il sabato sera magari per una festina in paese dove c'era il gramofono, dove c'era il ballo a due, insomma, no? Dove invece c'era il ballo a coppia, su questo torneremo, insomma. Adesso io mi fermo perché chiedo a Carmelo, dunque. Mario. A Mario. Scusa. Ma preferisci? Sì, sì, no. Beh, io però avevo letto Carmelo, sì, Mario, sì, l'ho sì, letto sì. Io, però chiaramente, ecco. Chiedo a lui, per quale ragione, cioè, perché questo taglio, che è come dire una banalità, perché mi rendo conto che chi fa ricerca storiografica deve studiare il contesto prima di inserire la specificità che gli interessa, ma perché questo elemento così forte, perché questo taglio veramente così socio-antropologico, culturale, generale, che in certi momenti sembra prevalente rispetto all'indagine precisa che uno può aspettarsi da questo titolo, che peraltro è un po' fuorviante, perché battaglieri, allora nella mia mente sì, certo, subito un battagliero, perché mio padre da bambina mi diceva cos'è questo il battagliero, cos'è questo il carnevale di Venezia, cos'è questo, eccetera, e dovevo riconoscere i vari valzer, eccetera. Però battaglieri anche perché davvero coloro che hanno portato avanti questo mondo di musica, vi dicevo, così ai margini, insomma, di quella che era la cultura dominante, hanno fatto davvero le loro battaglie, sono stati davvero battaglieri, nella misura in cui hanno portato avanti questo loro modo di essere, con tutta la forza e la passione, direi, insomma, che solo la musica può dare, proprio perché la musica, secondo me, invece che essere un esercizio solo solitario, in questo caso la musica popolare, è proprio un esercizio con la corale, e quindi ecco la forza, direi, che nasce assolutamente da lì. Battagliero anche perché ho letto nella sua prefazione che mentre lui combatteva la sua battaglia su questo libro, ha combattuto anche lui una battaglia, mi diceva dedico questo libro anche al mio bimbo che è nato mentre facevo questa battaglia, quindi lui probabilmente è battagliero davvero. Del resto il titolo del libro che lui ha pubblicato prima di questo si chiama Socialismo a passo di valzer, storia dei violinisti braccianti di Santa Vittoria. Basta che uno legga socialismo e braccianti e uno capisce subito da che parte sta, insomma. Ecco, allora io mi sono detto questo è lui e l'ho riconosciuto molto bene, ecco. Io sono uno storico sociale e quindi il mio approccio alla storia non è solo un approccio, diciamo così, istituzionale, cronachistico, è un approccio che deve tener conto di quelli che erano i protagonisti delle vicende che sono oggetto della mia attenzione, da un lato, protagonisti che non vivevano isolati, ma vivevano appunto in un contesto per cui ci sono anche delle dinamiche, dei processi che devono essere in un qualche modo riportati alla nostra attenzione. E questi processi appunto non fanno parte solo di un microcosmo, ma interagiscono con quella che è la storia, in questo caso anche nazionale per certi aspetti, quando non addirittura internazionale. Nel caso ad esempio uno voglia affrontare la storia dei braccianti, i braccianti, sapete benissimo, andavano non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia e anche fuori dall'Europa, e quindi si mettevano in estrema connessione con quello che avveniva in questi luoghi e spesso riportavano indietro quanto avevano appreso. Quindi il mio approccio è appunto quello dello storico sociale ed effettivamente è un problema culturale in Italia, e adesso cerco di semplificarvi il ragionamento. In ambito anglosassone la storia del jazz, la storia del tango, la storia del blues, del rock e del country è affrontato in maniera molto
tradizionale, diciamo così. Ci sono facoltà, dipartimenti di storia che si occupano scientificamente ormai da 100 e rotti anni. In Italia no. In Italia la storia della popular music, cioè della musica popolare, è stata, diciamo così, relegata all'attenzione o degli etnofolclorici oppure degli eruditi e degli appassionati locali. Non ha mai trovato in un qualche modo legittimità, se non da parte di qualche, anche in questo caso, sperimentatore. Alcune pagine dell'ultimo Lady si sono occupati del liscio. Franco Dell'Amore in Romagna si è occupato appunto del liscio romagnolo. Qualche tesi interessante da parte di qualche allievo di, sto pensando a Glauco Sanga o ad altri etnomusicologi italiani. E quindi, cioè, è stato e continua ad essere il lavoro su questi temi un lavoro che necessita appunto anche di questa densità, di restituire anche il senso di cosa significa affrontare questa cosa, perché non è scontato. E poi proverò ad articolare meglio questo ragionamento. Quindi, in Italia cosa è successo? Che il primo esempio di fatto di popular music, teniamo presente appunto jazz, tango, eccetera, è stato il liscio. Però pochi, a livello scientifico, hanno iniziato a lavorarci. Paradossalmente in Italia, se voi andate a guardare nelle bibliografie, troverete tantissime cose, e un lavoro tra l'altro anche molto importante è stato fatto nel corso dei decenni sulle permanenze appunto modi di suonare, di repertori peculiari di una tale valle piuttosto che di una tale comunità, ma è come se quello che stava avvenendo sotto gli occhi di tutti, che poi è avvenuto per generazioni, fosse passato quasi così, come hai usato un termine giusto, così come dato per scontato. Ma questa musica, la musica da ballo, la balliamo da sempre, qua si balla da sempre, si fa così. E quindi la necessità mia, da appunto ricercatore, è stata quella e continua ad essere quella di, nel momento in cui identifico un luogo, poi arriviamo anche al perché ad esempio si fa la musica in un certo modo da una parte e la si fa in un altro modo dall'altra, è stata quella appunto di, da un lato, ricostruire proprio anche con una certa attenzione i vari passaggi anche cronologici, ricostruire una cronologia che non esiste, e dall'altra parte anche metterla appunto in connessione con quanto stava succedendo nel frattempo in queste aree. Ora facciamo un salto. Hai citato prima Socialismo a passo di Walzer. Lì mi sono trovato a lavorare su un microcosmo davvero, cioè un villaggio bracciantile tra 800 e i primi 900, Santa Vittoria di Gualtieri. L'82% della popolazione a quell'epoca erano braccianti, quindi una peculiarità sociale molto specifica. E anche in quel caso c'era da affrontare una serie di problemi e una serie di interrogativi. Il mestiere dello storico non è solo dare delle risposte, ma porsi degli interrogativi. E forse non è scontato anche questo. L'efficacia, dal mio punto di vista, del percorso storico è anche quella di sollevare, ovviamente, dai coni d'ombra tutta una serie di questioni, ma anche di porre degli interrogativi, stimolare anche ulteriori ricerche. Non solo dire, vabbè, è successo questo, bene, mettiamoci una pietra sopra adesso. Allora dicevo, Santa Vittoria e comunque la bassa tra il Reggiano e il Mantovano ha sviluppato dalla seconda parte dell'Ottocento fino alla metà degli anni 30-40 una specifica tradizione di repertori e pratiche di ballo strutturata sugli archi. Erano complessi, no, di 5 archi.
poi vi spiegherò anche più avanti il come mai questa cosa qui. Mentre invece la Valdenza, che è oggetto di questo studio, ne ha sviluppato un altro, l'ha sviluppata appunto sulla presenza invece di complessi strutturati su 12 fiati, talvolta con anche il contrabbasso d'accompagnamento. Poi la Valdenza è una realtà particolarmente complessa, per cui c'era sia questo elemento, l'elemento appunto di provenienza bandistica, e quindi il complesso di fiati, ma a secondo dell'uso funzionale per cui si ingaggiava e si costruiva l'evento festa da ballo, si poteva ricorrere anche a dei complessi più ridotti, che vedevano tra l'altro l'utilizzo sia di strumenti a fiato che anche prima di violini e poi dopo di fisarmoniche. Dunque, la Valdenza. Battaglieri, ecco, per andare a un'altra domanda, risposta che hai dato prima. Battaglieri sì, sta in tutto quello che hai detto, sta anche nel fatto però che ad esempio in Valdenza si è persa la memoria di una presenza costante per almeno 100 anni in quella zona dell'elemento militare, cioè in Valdenza, già nell'epoca napoleonica, ma poi successivamente in epoca preunitaria e anche dopo l'Unità d'Italia, ogni anno erano presenti da maggio a ottobre-novembre i reggimenti di cavalleria, di fanteria e di artiglieria che facevano le esercitazioni. Ora direte voi, cosa c'entra questo con la musica? C'entra tantissimo, perché nell'Ottocento ogni reggimento aveva la sua banda. La banda, ove risiedeva il reggimento, era consuetudine che si esibisse. E quindi, laddove c'era un reggimento, c'era appunto l'esibizione e ovviamente era un avvenimento e le persone del luogo la, come dire, fruivano molto, con molto piacere. Non solo, le bande reggimentali collaboravano spesso dove nei paesi si era costituita anche una banda locale, i filarmonici locali, e ad esempio a Montecchio già dal 1822 era presente una banda sovvenzionata dal comune per gli usi civici e religiosi. Perché vi sto raccontando queste cose? Perché noi dobbiamo anche spiegare come mai la gente si mette a suonare, soprattutto che strumenti usa, perché non possiamo dare per scontato tutto, cioè dobbiamo cercare di capire come su un territorio si fa la musica in un certo modo per determinate occasioni e come in altri territori si fa la musica in un altro modo, tenendo conto che noi stiamo ragionando sempre di musica da ballo. Quindi, scuola di banda nel paese, presenza dei reggimenti, occasioni della festa da ballo. Anche qua apriamo un'altra ennesima, poi fermatemi perché se vado avanti cioè, interrompiamo, perché sennò diventa un monologo che magari è anche un po' pesante. Il ballo ha sempre contraddistinto la storia dell'umanità a tutte le latitudini, in tutte le epoche. La necessità, la voglia di ballare c'era sempre. Noi però abbiamo ereditato un'immagine un pochino oleografica di quando le persone ballavano. Tant'è che se voi andate a leggere dalla letteratura minore alla letteratura diciamo invece più blasonata, sembra quasi che le persone ballassero solo una o due volte all'anno. Non è vero, e voi tutti accennate, giustamente ogni volta che vado a raccontare queste cose vedo le persone, no, non è mica vero perché mia madre, eccetera, mio padre, no, le persone ballavano sempre, sono famosi per chi si occupa appunto di memoria, di storia orale, e famoso, insomma, viene spesso a galla il racconto delle mondine che, stremate dalla fatica, non rinunciavano mai a ballare il sabato e la domenica, e forse anche non solo il sabato e la domenica. Quindi c'è la necessità di ballare, c'era sempre. Allora,
Le persone del luogo, poi magari entriamo anche nei dettagli, però poi magari ascoltiamo anche un pochino Battaglieri perché? Battaglieri perché sulla Valdenza, appunto, per un centinaio d'anni c'era la presenza costante dei reggimenti, dei plotoni di fanteria, cavalleria e artiglieria che si esercitavano, facevano addestramenti, eccetera. E quindi era anche, oltre a tutte le cose che hai riportato, cioè il fatto che comunque era davvero la musica da ballo e le bande che suonavano gli inni politici un modo per davvero chiamare a raccolta e lottare per i propri diritti e per la propria emancipazione, ma era anche appunto un richiamo a e poi ovviamente al battagliero di Pattaccini che viene da quella tradizione lì, ma era anche un richiamo appunto anche a questa memoria, perché un'altra delle questioni importanti per me era il fatto di restituire spessore e dignità a una memoria che altrimenti viene dimenticata, non solo dimenticata perché è bello poi ricordarsi le cose, no, viene proprio cancellata perché magari ci si rifà, e qua c'è una piccola vena polemica, magari è un medioevo totalmente inventato, tra parentesi Matilde di Canossa, chiusa parentesi, al invece la storia che ha riguardato generazioni sul territorio fino a ieri. Per il momento ci fermiamo qui, poi dopo mi fai delle altre domande e dico, sentiamo di nuovo. Allora vi leggo, io amo a volte arrivare alle cose che voglio tramite la letteratura, vi leggo un pezzo di Guareschi, che racconta questa cosa. Allora, tratto da L'anno di Don Camillo, che ricostruisce letterariamente la situazione dell'invito eseguito dal concerto Fiati, di cui avete sentito parlare. Leggo testualmente. Era quando nel festival si accendevano le fiammelle azzurre della Citilene, nel buio, il grande tendone, illuminato dal di sotto, pareva sospeso nel vuoto e ogni banda si produceva nell'invito. La banda si sistemava davanti all'osteria e qui si eseguiva un valzer che, per lo più, era quello dell'usignolo. Un valzer che, a un tratto, dava via libera al clarino e lasciava che si abbandonasse a una di quelle sarabande di note acute che fanno tenere il fiato sospeso. Ma il clarino non stava lì giù, davanti all'osteria assieme agli altri, era dislocato lontano, non si sapeva dove. Ed ecco che, quando gli ottoni e il contrabbasso avevano portato termine alla loro azione massiccia e quando, rimasta per un istante sola, la cornetta lanciava un richiamo acuto a qualcuno nascosto nella notte, ecco che, dall'alto del campanile, il clarino rispondeva.
e i suoi trilli dapprima venivano giù turbinando come una densa formazione d'aerei impicchiata. Ma arrivata mezz'aria, la matassa sonora si dipanava, ogni nota si metteva dietro l'altra e tutte scivolavano velocissime nel cielo sfiorando i comignoli delle case, poi inerpicandosi, poi ridiscendendo e volteggiando. Sottile e luminoso filo d'argento che, disegnato un complicato ricamo nel velluto nero della notte, si spegneva ad un tratto, ma rimaneva il solco nell'aria. Questa era una banda speciale, si capisce, però anche tutte le altre bande erano straordinarie. Ma come si fa a spiegarlo a gente che non sa ballare il valzer? Ti chiedo di commentarci questo, di parlarci proprio di questi concerti a bande, di questa atmosfera. No, ma, infatti, come si fa a spiegare? Ad esempio, io non so ballare il valzer. Per me, una serie di domande che ha posto la Clementina sono davvero... io sono nato e cresciuto a Reggio Emilia, andavo alla festa dell'Unità, ascoltavo il Liscio, eccetera, e mi dicevo, tutta questa gente che balla, ma i miei non ballavano, io non so ballare, ma da dove viene? Allora, l'incontro, un ricercatore storico e un fenomeno che ha in un qualche modo parte della sua, riguardato parte della sua vita, pone alcuni interrogativi. Io ho cercato appunto di affrontarli in questi 10 anni, li affronterò anche più avanti, perché voglio fare anche alcune premesse, in effetti, ricollegandomi anche a prima. Allora, prima ho detto, la gente è sempre ballata, ha sempre ballato, in particolare nella pianura padana, davvero ogni paese, ogni borgo rurale, diciamo da Pavia fin verso il mare, nelle due rive del Po, fino ad arrivare alle colline e anche alle montagne in alcuni casi, ha nella propria storia la presenza di persone, concerti, gruppi che suonavano e che proponevano sul territorio musica da ballo che noi chiamiamo adesso Liscio, perché intendiamoci, ma adesso Liscio, ma fino agli anni 50, fino a quando Raul Casadei fece pubblicò Romagna Mia, di Liscio non se ne parlava proprio, era una parola che non esisteva, si chiamava musica da ballo e c'era il suonatore da ballo. Bene, ma qual è la peculiarità appunto? La peculiarità è che le persone che suonavano queste musiche le suonavano con gli strumenti che avevano di fronte, con le modalità di apprendimento della musica che incontravano sul territorio in quel determinato momento. Ecco perché nel bolognese si suona la filuzzi con determinati strumenti, nella parte reggiana che va dal carpigiano correggese passando per la bassa modenese fino al ferrarese c'è una predominanza invece di strumenti a plettro, chitarre, mandoline, mandole. Nella bassa reggiana e mantovana si suona con gli strumenti ad arco, nella valdenza e nella bassa parmense si suona con i conti a fiato. Perché? Perché appunto le persone imparano a suonare la musica in tantissimi modi, ma imparano con quello che hanno di fronte. Per cui se c'era la scuola di banda nel paese, le persone che avevano in qualche modo orecchio, che venivano instradate o che magari erano già talentuose e volevano approfondire determinate conoscenze, andavano alla scuola di banda. Laddove c'era un teatro... Ad esempio, nelle basse nostre c'era una presenza molto forte durante tutto l'Ottocento di teatri che ospitavano delle scuole di musica. Perché? Perché i teatri avevano bisogno di economizzare quando dovevano chiamare le compagnie per le stagioni d'opera. Allora, per economizzare era meglio investire da parte del comune nella formazione di talenti locali che andavano poi a impinguare i complessi che chiamavano per fare appunto le stagioni d'opera. Ecco perché nelle basse è più facile trovare ad esempio per dei complessi di musica da ballo strutturati sugli archi, perché la formazione veniva poi in questo modo, c'era una continua ibridazione e sincretismo tra, scusate questi termini, però sono termini un po' tecnici, però si usava praticamente gli strumenti che potevi, contaminazione, grazie Luigi, un'altra parola che è più facile, contaminazione, si usavano appunto gli strumenti
che avevi di fronte, sia per un repertorio alto, quando servivi il repertorio alto, si è accennato prima alla, alla messa, alla sagra del mese, alla, arrivava l'istituzione, no? Arrivava il prefetto, a visitare il prefetto, il comune, allora si imbandierava, se c'era poi il treno si aspettava con la banda il treno che arrivava, eccetera. Sia invece quando l'oste, il bettoliere, il locandiere, il sabato, la domenica e anche il lunedì spesso, e anche fuori del carnevale, e poi per tutto l'anno, metteva sulla festa da ballo. E qui introduciamo un altro tema, perché lì Guareschi ricorda il festival, che già in un qualche modo... siamo arrivati quasi verso la fine di questa storia. Il festival è veramente la fine di un percorso, perché prima del festival c'era semplicemente l'osteria o la bettola o la locanda, che in una stanza più o meno grossa come questa, forse anche più piccola, veniva liberata dalle sedie, dal tavolo, venivano assoldati quei due, forse tre suonatori talvolta, ma sostanzialmente due per tutta la prima parte dell'Ottocento, un violino e un liron veniva chiamato, e una viola, un violoncello, venivano assoldati, pagati per fare la festa da ballo, d'inverno. Poi vi spiegherò anche dove ho trovato queste notizie, perché secondo me è interessante anche questo aspetto. D'estate invece, e poi è una stata abbastanza lunga, cioè da marzo-aprile fino a ottobre inoltrato, e gli stessi osti, bettolieri, locandieri, poi sempre più anche altri personaggi che hanno capito che su questo ci si poteva dei soldi, sull'intrattenimento danzante si poteva investire, hanno iniziato ad allargarsi progressivamente, quindi a aprire dei veri e propri saloni, in certi casi appunto mettere su i baracconi, come venivano chiamati, tant'è che negli stessi archivi, nelle stesse carte d'archivio, la parola festival è una parola assolutamente novecentesca, è una parola che arriva a metà del Novecento, prima non si parla mai di festival, o meglio, si parla di festival laddove, come a Montecchio, esisteva veramente un mercato dell'intrattenimento danzante già nella seconda metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, la Belle Époque, che chiamava davvero da varie province. Ora, avete sentito parlare appunto di bettolieri, osti, eccetera. Questi personaggi non sono personaggi secondari per le storie che stiamo ascoltando e che sto cercando di raccogliere. E perché, perché una persona si mette a suonare? Oggi possiamo dire per libera scelta. Un tempo non era tanto per libera scelta, si suonava per potersi procacciare il pane. Questa era la ragione funzionale, ma anche poi ultima, per cui le persone prendevano uno strumento, o magari se lo inventavano, sentivano e cercavano a frutto i propri talenti. Ora si imparava a suonare perché davvero, sia che tu fossi in banda, sia che tu fossi assoldato per andare a fare la festa da ballo, riuscivi davvero a procacciarti il pane per te e la tua famiglia. Tant'è che così si costruiscono anche i destini di alcune famiglie. Una cosa molto interessante è vedere come la permanenza per generazione del mestiere che impari, così come si imparava a fare il calzolaio o si imparava a fare il falegname e così lo trasmettevi ai tuoi figli, così vedi nei documenti d'archivio come il tuo mestiere di suonatore veniva passato da padre in figlio, e quando non era il figlio era lo zio o il nipote che te lo insegnavano. È così che si costruiscono poi sul territorio e si radicano anche destini di famiglie di suonatori. E questo l'ho avuto grazie anche, oltre al lavoro d'archivio, anche alla disponibilità del maestro Gandolfi, che mi ha fatto conoscere, tra l'altro, molti suonatori che non a caso, rimemorando intervistati, perché io oltre che il lavoro d'archivio utilizzo le fonti orali, come uno storico sociale che si rispetti deve anche usare, ma giustamente, le fonti orali, come appunto mi ricordavano tanti suonatori,
qualcuno già in famiglia suonava o già qualcuno aveva intrapreso anche il percorso di, diciamo così, semiprofessionismo, senza mai, come accade invece per qualcuno, come ad esempio il maestro Gandolfi, diventare un professionista vero e proprio. E questo è un percorso davvero plurigenerazionale ed è molto interessante anche questo aspetto qui, perché mette insieme appunto uno delle perché cerca anche di spiegarvi il perché la popular music è un fenomeno complesso. La popular music è un fenomeno complesso perché mette insieme le caratteristiche di cui parlava prima Clementina con le caratteristiche anche economiche. Se un bracciante guadagnava una lira e 50 circa per una giornata di 10-12 ore di lavoro, un suonatore in una festa da ballo guadagnava più del triplo per una festa da ballo. E capite che chi pensava al proprio futuro capiva anche che magari forse mi conviene investire in questo percorso, diciamo così, formativo. E grazie appunto alla presenza di altri personaggi, quello che dicevo prima, i bettolieri, gli osti, i locandieri, gli albergatori, c'era la possibilità appunto sul territorio di avere degli spazi dove si poteva appunto organizzare la festa da ballo e quindi far suonare i suonatori locali, che nel frattempo si stavano formando, e nel frattempo qualcuno di loro diceva anche: beh, io mio figlio lo provo anche a far sentire da un maestro, lo provo a mandare laddove c'è una scuola più importante, forse anche il conservatorio. E poi con il Novecento inoltrato, quando iniziano a circolare i primi dischi, iniziano a circolare i primi mezzi di comunicazione di massa, qualcuno anche decide la carriera del professionismo. Perché? Perché quelli, i suonatori, non è che facessero prima del 1920 la professione dei suonatori. Chi erano i suonatori poi in ogni paese? Erano quelle fasce di popolazione che erano in un qualche modo escluse dal ciclo della terra, del ciclo del lavoro della terra. Braccianti, ma c'erano anche piccolissimi artigiani, quali, ve li ho già detti, falegnami, calzolai, barbieri, in alcuni casi i fabbri ferrai, c'erano anche i venditori ambulanti, i fruttaroli, tutte quelle figure facevano parte e avevano una parte integrante nella sociabilità della comunità locale, che però avevano larghe parti del proprio tempo lavorativo non messe a reddito, perché non lavoravano, quindi dovevano inventarsi qualcos'altro per generare del reddito. Ora, queste persone, per appunto un paio di generazioni tra nella seconda parte dell'Ottocento fino ad arrivare al la prima parte del Novecento, sono sempre lì che oscillano tra il professionismo e il dilettantismo. E quindi, cioè, continua, per fare un esempio, il papà di Tiano Patacini, e Tiano Patacini rischiò a un certo punto, finita la guerra, suo papà era pronto a pagargli una bottega da calzolaio a Parma. E Tieno disse: no, forse preferisco fare il suonatore. Per fortuna nostra, poi ha fondato la sua professione e ha trasmesso appunto ai figli Hiller e Himer la sua professione di suonatore, di orchestrale, oltre che di compositore. Ci fermiamo qui, ascoltiamo un altro. Posso chiedere una cosa? Sì, sì, dai. No, ma molto semplice, perché lui sempre abbiamo discusso di questo, ma non è che lo sapesse anche il pubblico, perché a me dava un po' fastidio la parola lissio, perché bisogna dire che lissio non è la musica, sì, il ballo, sì. Non tu che hai l'aggettivo esattamente dove si ballava, come, prova a dirlo, cos'è dire lissio. Dunque, liscio, in effetti, come vi accennavo prima, non,
cioè non appartiene neanche al gergo degli orchestrali e degli suonatori, e ha iniziato negli anni 50, tardi 50, inizi 60, ed è di fatto la parola è molto semplice, se voi fate così su un piano molto appunto liscio, potete appunto fare valzer, polche, mazurche in modo molto più semplice, agevole e piacevole, insomma. Cosa, scusami, mi tirati da voi le spalle, cosa diversa era appunto quando questi tre balli, prima del tango, venivano invece eseguiti in insomma situazioni un po' più precarie. Qualcuno sostiene, io sono oscillo tra questa cosa qui, che in realtà i contadini non hanno mai ballato nelle stalle o nelle aie. Io propendo per questa tesi, è vero, è in parte vero, mi metto qui, scusate, così non do le spalle. In effetti si ballava in luoghi davvero in qualche modo che rappresentassero il momento della festa. È vero che in alcuni contesti poteva esserci anche il ballo davanti alle aie o nelle stalle, però ballare nella stalla davvero con tutto il letame non era molto piacevole. E le persone non sono particolarmente... E fa piacere ricordarselo oppure pensare che fosse così, ma non era così. Si andava a ballare, tant'è che le persone che andavano a ballare si portavano le scarpe in spalla e si tenevano gli zoccoli fino davanti alla festa da ballo e poi si mettevano le scarpe belle, perché lì c'è appunto... Quindi non so se una risposta... La risposta è... Molto eloquente, cioè, no, volevo dirlo perché io che ho girato, ho penso che ho inciso nel 62 a Montreal 5 dischi con la musica degli Stocchi e dei Battaccini e poi con l'accompagnamento dei ripieni americani. E è piaciuto talmente questi brani che poi addirittura uno ha fatto un arrangiamento per fare jazz. No, dico questo perché sembra che il termine così etimologicamente liscio sia una cosa liscia così. No, invece di ballo, perché mi risulta, adesso c'è qui anche la Carmen Troni che ha scritto, aspetta, no, perché ha fatto delle poesie molto belle, eccetera. E sono stato a presentare il suo libro, Battaglino a Modena, e c'era, io ho suonato regolare, come oggi, no? Quel tempo, però i romagnoli lo fanno molto lento come la mazzurra, mentre Battaccini mi risulta che lo suonava più veloce ancora, perché si ballava su, ma molto veloce, dicevamo così in termini molto dialettali, su poche piastrelle, insomma. Va bene, ora questo è il lessio, no? Il lessio. Quando fraseggio questa frase del primo tema di questo valzellino, voi sentirete come io tratto il suono. Lo faccio col mantice, che per me è l'arco del violino, perché io devo azionare con il mio corpo, cioè con il mio braccio, e lì do la sensibilità del calore, chiamo calore, colore, del piano, del forte. Poi dopo sviluppo della variazione sul tema, perché sul secondo tema, vabbè, fa parte del valzer normale, ma è semplice. E la terza parte, ripeto, la melodia in terzine, che l'ho fatto per fare la tecnica, che l'ho fatto adesso. E il finale, insomma, e pensa che al finale il trio è come un arcato, insomma, me lo so. Si chiama Aldi. Come si chiama, scusa? Si chiama Aldi. L'ho dedicata all'allieva. Ah, con allieva. Thank you.
saltato. Bravo. E adesso, scusi, ha parlato dell'amore, che ho avuto l'onore di conoscere con lui. Dell'amore, un musicologo veramente straordinario, ha fatto la storia di Alice Romagnolo. E devo dire che sì, ha avuto anche quello una valenza molto forte dal punto di vista popolare, anche commerciale, direi di finanziario. E lui però ha fatto delle osservazioni fantastiche, essendo un uomo molto colto, molto preparato in questo settore, e ha detto che l'ultimo Lizio per lui è un po' in decadenza. Perché? Perché se io dovessi fare il battagliero come le suoni romagnoli, faccio allora questa non è più battagliera. Cioè, è un'altra versione, d'accordo, ma la sostanza che dicevo prima non viene fuori quella poesia nell'articolazione che faceva Tenno Battagini. E allora sono due cose differenti, sono che io lo rispetto molto, perché fanno anche delle belle cose, naturalmente, però sono due cose completamente diverse. Infatti Tenno e Hildebrand, Paolo, se lo suoni, mi raccomando, suonano nella maniera che abbiamo detto. Ecco perché dicevo che è saltellato. E questo saltellato delle volte è anche ripetitivo. Molto ripetitivo. E mi dispiace, ma io credo che non c'è niente nella musica, come nella poesia, come nel sentimento, che una cosa deve essere ripetuta diverse volte. Scusatemi se sono un po'... Avete visto che, da quello che, insomma, che ci siamo detti fin qui, che la storia del ballo liscio è prevalentemente, per come viene raccontata tramite i documenti, non tanto orali quanto scritti, ahimè, è quasi sempre una storia di uomini. Ma non pensiate, ci sono anche le donne, sono molto importanti. L'hanno capito fin da subito, soprattutto quelle persone che a livello economico cominciavano ad organizzare questi luoghi di cui ci ha parlato Mario prima. Queste osterie, questi luoghi, cioè chi di voi è pratica di Reggio, per esempio, potrebbe sapere che i primi luoghi, bordelli, ecco, i primi bordelli, vuol dire via San Martino, vuol dire via dei Gobbi, sono i luoghi che sappiamo essere quelli della prostituzione organizzata, legale, non so come dire, insomma, quindi erano lì, ecco, quindi, e se ne accorgevano fin da subito, tant'è vero che avevano capito che la presenza o meno delle donne a questa festa da ballo era quello che determinava il successo dal punto di vista economico. E di fatto quindi le feste da ballo hanno sempre creato problemi, non solo al parroco, alla Chiesa Cattolica, vi dirò dopo un'altra cosa, ma anche proprio all'ordine costituito. Io vi leggo una cosa così un po' garbata e nello stesso tempo così che mette anche in primo piano le donne. Che dice, dunque siamo alla fine del secolo scorso, siamo alla fine dell'Ottocento però, e vi leggo questa cosa che viene, è un'ordinanza del sindaco di Sant'Ilario che dice: discipline per le pubbliche feste di ballo. Il sindaco, visto l'articolo 39 della legge del codice penale a tutela della determina: d'ora innanzi, nelle dette feste, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni. È proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, fischi, canti, alterni, eccetera. Evitate l'entrata di persone ubriache pericolose. Evitate di pretendere che si suonino determinati inni o d'altro contro l'ordine stabilito dal capomusica. È fatto obbligo di ballare in modo di non urtare le coppie danzanti, né cagionare ingombro o sgambetto alle medesime. È ritenuta circostanza aggravante se quanto è prescritto dal precedente inciso sia trasgredito da coppie di uomini. I contravventori del presente manifesto e altri ordini della forza pubblica incaricata di far osservare saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'opportuno provvedimento e potranno essere espulsi dal locale ed anche immediatamente arrestati. Quindi si capisce chiaramente che il problema degli sgarbetti, dell'educazione c'è, fondamentale. Più interessante sottolineare, qui è l'autore che parla, che il ballo fosse possibile e praticato anche da coppie di maschi, immagine che porti immediatamente alle origini del tango. E continua. All'inizio ognuno ballava per proprio conto, cerco di abbreviare, fu così fino a quando si passò nei postriboli. Era un ballo complesso che richiedeva molte pratiche, poiché l'abilità del ballo era un pregio e un orgoglio molto radicato negli uomini dell'epoca, era frequente che si esercitassero fra loro sui marciapiedi accompagnati dalle note dell'organetto. Esisteva talvolta infatti il problema della ballerina, vi voglio leggere questo. Poiché si andava a ballare accompagnate, le donne accompagnate, no? Spesso dai fratelli o da altre donne anziane di casa, questo lo possiamo raccontare tutti, la ballerina poteva decidere di ballare dietro assenso del fratello o di questi parenti, solo più tardi potrà scegliere autonomamente. Succedeva così che, causa proprio la modalità di invito al ballo, magari mutuate da figure coreutiche di balli staccati ancora stavolta eseguiti,
fosse previsto o fosse solo atteso o sperato, ed alcuni preteso, che si potesse scambiare la ballerina. Nel 1880, ad esempio, il sindaco cerca di regolamentare il comportamento durante il ballo in quattro chiari principi. Primo, le donne non possono essere costrette a ballare con chi che sia. Due, è vietato interrompere i danzanti durante il suono. Tre, l'orchestra suonerà i balli col seguente ordine: valzer, polka, mazurka. 4. Chiunque contraverrà tale prescrizione e promuoverà il benché minimo disturbo sarà espulso dal locale e potrà essere immediatamente arrestato. Ecco, questo sono per caso per alleggerire un po', insomma, in questo modo, così è abbastanza. Ecco. E mi piaceva fermarmi un momento ancora su questo momento in cui, da un lato, il socialismo, insomma, le feste del socialismo in paese, soprattutto nell'ambito rurale ma anche cittadino, e dall'altro invece la musica che continua a avere le sue strade nell'ambito così della parrocchia, specialmente quando c'era un parroco che si intendeva di musica, magari metteva insieme la scuola cantorme, faceva eccetera. In quest'ambito due figure di cui vi posso dire qualcosa anch'io perché me ne sono occupata, che è quello del campanaro e vabbè, dell'organista soprattutto Mario ve ne parla perché è più un maestro questo di musica. Il campanaro invece è una tradizione particolare che io conosco perché mi sono occupata delle campane Capanni, della fonderia Capanni di Castelnuovo Monti, ecco, questa fonderia così antica che ha, ecco. E sì, i vari modi di suonare, di mettere insieme questi concerti, in cui col termine concerto si intende tanto il pezzo eseguito, insomma, quanto proprio l'insieme delle campane, i vari modi di suonare. C'è una tradizione in montagna che prevede, insomma, che ci sono due o tre famiglie in cui un campanaro c'è, sa suonare, andava ad insegnare nelle altre parrocchie, ecco, prima che naturalmente venisse messa la musica elettronica delle campane. Ed era bello, quando eravamo piccoli, che ci insegnassero a riconoscere il suono delle campane. Io lo ricordo perfettamente. Naturalmente quello che ricordo di più era il cosiddetto Mortlain, che era la campana che annunciava che era morto un bambino, perché per il resto invece mi insegnava il nonno a riconoscere che uno di stacco, due stacco, tre di stacco, quattro, era morto un uomo, uno, due, tre una donna, morto un bambino, ecco, quindi c'era un'attenzione comunque a questo e ci insegnavano a distinguere i suoni delle campane proprio, cioè il rintocco, quando c'era bicchiere, oppure presa una campana, la suonavi e ci facevano dire ma che nota è? Ecco, c'era una piccola cultura, insomma, del suono delle campane, ancora prima che poi venissero i vari concerti alla genovese, o insomma, i vari modi, addirittura anche con la tastiera, o con le corde, insomma. Ecco, adesso posso dire che il ruolo del campanaro, che era così importante, è veramente scomparso e facciamo fatica, quando vogliamo fare un concerto con le campane Capanni, a trovare i campanari. Si va quasi sempre nel bolognese, a Monghidoro, dove ci sono scuole di campanari provette, insomma, che ancora riescono a farci bene. Era così una piccola... però insomma era bella questa cosa. Invece è bello che tu racconti questa cosa. A un certo punto, non vorrei sbagliare data, però faccio solo veloce, nel 1892, congresso del Partito Socialista a Genova, oltre a Turati, a Prapolini, che ci va per il congresso socialista, arrivano anche 31, erano? Sì. 31 bandisti di Montecchio. Sì. Ecco, a questa grande parata, in cui parata di bande, in cui si aggiudicano il secondo premio. Questa, insomma, è l'importanza delle feste socialiste, di come questo aspetto del socialismo nel senso autentico del termine, cioè riuscire a intendere la socialità delle cose, insomma, per tornare a questo, per dire che la festa socialista è stato un luogo importantissimo per la maturazione di alcuni momenti di questa storia della musica popolare, e non è un caso che sia legato proprio ai luoghi in cui il socialismo è stato più forte, più puro, più autenticamente sentito. Vi dicevo, Felina ha in tutta la montagna la banda più antica,
Non è un caso che Felina sia il luogo della montagna in cui il socialismo ha avuto radici più autentiche e più antiche, in cui, in un momento in cui ancora non ce n'erano, negli anni 50, c'erano le prime, c'erano contemporaneamente due cooperative di autotrasportatori, chi se le ricorda, non so, comunque, GAF e UNAF, dunque in un posto dove ci sono neanche 2000 anime, due cooperative. C'è questo senso, che credo che ci sia uno stretto legame tra questo spirito del socialismo più autentico e questa coralità della musica. Non a caso la musica è un fatto corale, un fatto collettivo, e si radica laddove già queste collettività sono pronte e allenate a questo modo di convivenza, insomma. Non so, dimmi tu se sì, anche questo è un elemento che giustamente mettevi in evidenza. È un ragionamento un po' complesso, nel senso che la musica, come giustamente ricordavi, è davvero, soprattutto in ambito popular, una creazione, una fruizione, una pratica collettiva, comunitaria. A differenza delle classi alte, che invece esprimono già da parecchi secoli una fruizione individuale e una pratica individuale. Ovviamente il socialismo nasce per appunto emancipare la classe operaria, quindi ha una visione collettiva e comunitaria del processo di emancipazione. La sto ovviamente banalizzando questi processi, che però si saldano da noi, ma non solo da noi in questo caso, davvero, e per questo richiamo poi una cosa che dicevi prima, il paesaggio sonoro. Sì, il paesaggio sonoro davvero è un paesaggio sonoro per larga parte degli anni che vado a trattare, che è contraddistinto anche da una fortissima egemonia socialista sul fenomeno della pratica bandistica e musicale e ballerine, insomma, delle feste da ballo. Sono dei promotori della fruizione e della pratica musicale, i socialisti. E i cattolici giocano di rimbalzo, cercano di giocare di rimbalzo, perché sono da un lato tenuti un po' al guinzaglio per il problema della promiscuità sessuale, cioè la musica da ballo, la coppia sta insieme, e quindi i suonatori che vanno della banda cattolica del paese, che vanno a suonare per la festa da ballo, sono allontanati dalla comunità. C'è un editto del vescovo alla fine dell'Ottocento, e le bande cattoliche possono eseguire solo determinati repertori. Questo da un lato. Dall'altra parte c'è il fatto che appunto il ballo è qualcosa che in qualche modo ti prende collettivamente, davvero, e la stessa comunità si riconosce nella festa da ballo, nel momento della sua realizzazione della felicità qui e ora sulla terra. E il socialismo in questo riesce appunto a saldarsi con queste esigenze, questi bisogni profondi delle comunità, e si fa promotore appunto della nascita, dello sviluppo di bande, di orchestre, diventa le stesse cooperative sono degli organizzatori di feste da ballo, costruiscono le sedi dei saloni da ballo. E poi non dimentichiamoci anche un aspetto non secondario: il socialismo dov'è che nasce? Le cooperative dov'è che nascono? Nascono nelle osterie. Le cooperative nascono nelle osterie. E dove nascono le occasioni del ballo? Come vi dicevo prima, nascono nelle osterie. Nascono nei luoghi della sociabilità e della socialità del paese. Ricordavo prima l'esempio di Santa Vittoria: all'osteria chi andava a cercare i lavoratori, i braccianti, li trovava. Però lì appunto si trovavano per mettere su appunto la cooperativa, e poi si mettevano d'accordo anche per mettere su il gruppo che andava a suonare la festa da ballo. Quindi, cioè, vedete che ci sono, come dire, degli elementi molto stringenti, molto cogenti, per cui può
Poi c'è anche un altro, il discorso appunto della lotta tra le bande cattoliche e socialiste, che è molto bello. Se vuoi leggere quella, quella parte lì di Calerno, di quel testo... Cioè, andando a lavorare appunto sulle carte d'archivio ti imbatti spesso in... anzi spesso, il lavoro d'archivio è bello anche... anche per questo, e ci vuole molta pazienza, perché non dimentichiamoci che comunque il, quello che racconto appunto è frutto di un lavoro in serie sugli archivi, piccola parentesi, che forse è importante, però il lavoro d'archivio è un lavoro che è direttamente parte del tuo mestiere di storico. Il lavoro d'archivio non si accontenta di trovare il bel pezzo di carta da esibire come documento, guardate cosa ho trovato, come se fossi un collezionista. No, il lavoro d'archivio ti consente di dire questo è un fenomeno perché è successo questo per un tot di anni, questi erano i protagonisti e queste sono le carte che qualsiasi lettore, qualsiasi altro appassionato può andare a reperire e magari costruirsi un'altra storia. Dico questo perché appunto è importante, perché quando tu da storico ti imbatti in alcuni documenti ti viene davvero da ridere, perché ti si apre un mondo. E il documento a cui mi rifacevo è un documento molto bello che proviene dall'archivio della parrocchia di Calerno, dove Don Dulcini alla fine dell'Ottocento chiede ragione in maniera molto decisa ai suoi suonatori che fanno parte della banda cattolica, che sono andati però a suonare a una festa da ballo con gli strumenti della banda cattolica che sapevano che non potevano usare, però l'hanno usati lo stesso, e gli dice: guardate che adesso voi mi firmate, controfirmate questa scusa pubblica che è riportata negli atti, la scusa pubblica, perché d'ora in poi non lo farete più, perché altrimenti succederanno tante cose. Questi firmano, però li ritroviamo dopo lo stesso a continuare a suonare da ballo, perché come vi dicevo la gente doveva pur mangiare, e quindi c'era questo aspetto qui, insomma. E quindi bello anche di mettere, di trovarsi, insomma, di imbattersi anche in queste carte, ti consente anche di aprire appunto queste finestre su un passato che non è poi tanto distante da noi, perché comunque è un passato che ancora ci può raccontare, ci apre delle belle traiettorie, insomma. Allora, lo spiego perché questo l'ha scritto un mio grande collega, che è stato l'orchestrale, diciamo, il pisano regista di Tiano Battacini, anche di Hiller, e così ci siamo ritrovati in Migliano dopo tanti anni, lui ha fatto un'altra strada, però l'ho stimolato a scrivere questo tango perché è molto bello, gli ho anche fatto stampare, poi gliel'ho suonato anche in Sud America con una pianista, perché è fatto anche per più strumenti. E voi sentirete che lui si è ispirato, perché era molto attaccato anche alla musica sudamericana, c'è un po' questo aspetto, diciamo, della cellula ritmica sudamericana, e poi c'è invece il tema che penetra veramente nel cuore un po', perché il tango sì, direi che è una realtà culturale molto forte, è molto corporale, molta tecnica e molto sentimento, perché voi vedete, io ho provato in Sud America con due ballerini, una pianista fantastica, mi ha accompagnato, devo dirvi che è un'arte proprio. Perciò voi sentirete la terza parte, io rallento come ho fatto con loro, e loro rallentano, poi ci sarà il crescendo nel finale, cioè li interpretano veramente, loro hanno una cosa bellissima. Va bene, adesso ci provo, si chiama Acincia.